Dimmi, zia! Si è ribaltata la situazione! Puoi dirlo forte, perché oggi... Si è ribaltata la situazione! Ma che cacchio fa? Hai detto dirlo forte! Oggi io farò il bagno in un brodo di giuggiole. Wow, sembra schifoso. Vuol dire che sarò gioiosa. E perché sarai gioiosa? Perché oggi io e te facciamo qualcosa di bello. Devo! Io e te sentiamo ai colloqui con le maestre. Ah! E addio l'altro timpano! No, zia, ti prego, non andiamoci! Io ho il terrore di quella maestra! Ma perché è bella te, zia? Una volta mi ha detto, ma tu scrivi alla Carlona, scrivi alla Carlona. Ma che cavolo la conosci? Quanto godrò oggi. Godrò, voce del verbo Gotrix solo. Apprezzo, ma è anche per questo che andiamo al colloquio, perché tu sei... Siamo arrivati. Come mi ho fatto in fretta. Pronti per entrare dalla maestra Melissa? È quella della Carlona. Dopo ci andiamo ben angelato, Adesso ti prego. No, entriamo. Salve maestra, buongiorno. Io sono la zia di Ga. E io sono Ga. Come va Ga a scuola? A piedi, zia. I voti, Ga. I voti, tesoro, caro, bellissimo. Beh, può avvicinare lei direttamente. Ecco. Grazie, vediamo un po'. Ma sono i suoi? Sì, sono proprio i suoi. Prof, mi scusi, ma questa è d'italiano 9? Oh, lei è un vero prodigio con la penna. Perché aveva dei dubbi? Ma l'altro giorno mi ha detto, se il participio di asciugare asciutto, quello di prosciugare prosciutto, cioè faccia un po' lei. Sarà il frutto della sua immensa creatività, le assicuro che lei è la migliore della classe. Hai visto, zia, come sono brava? È inglese 10, sicura? Al 100%. Ga, come si dice il cane caduto nell'acqua? The dog pluff in the water. Visto che cosa? Vi sproniamo a creare nuovi tipi di linguaggio. Matematica, 10. Ma tu dubiti delle mie doti di sommare i dati? Non la smetti di becchi 5 diti, tesoro, caro. Ma voi state sempre assieme? Sì, tutti i giorni. Tutti i giorni. 7 su 7. Beh, si vede. No, scusi, questo cosa vuole dire? Dalla sua innata voglia di imparare, sicuramente gliel'ha trasmessa lei. Oh, Beh, effettivamente adesso non per vantarmi, ma io ero molto brava a scuola. Si vede, zia, si vede. Infatti lei ha un grande senso dell'umorismo. Senza dubbio è un'ottima guida per suo nipote. Vabbè, Ga, non ho niente da dire, complimenti. Grazie, zia. Noi togliamo il disturbo. Togliamolo sto disturbo. Va bene, maestra, grazie mille, lo sa, lei è la preferita di Ga, Non fa altro che parlare di lei. E per me è una gioia avere degli alunni come lei. Arrivederci. Grazie ancora, maestra, arrivederci, andiamo, Ga. Zia, ti spieghi se dico una cosa alla maestra? Vorrei dirle quel problema lì e mi sta qui. Certo, piccina, ti aspetto fuori allora, Va bene, zia, grazie. Interpretazione splendida, Melissa. No, che melodrammatica. Comunque là fuori possono ancora sentirti, quindi fai silenzio. Beh, ho fatto quello che volevi, no? Ora basta. Non si sveglia il can che dorme. Oh, a proposito di cani. Patrizio Alberto, ciao, sono io, sì. Ascolta, hai ancora il chihuahua della maestra Melissa? Fifino! Fifino! Non l'hai ancora tosato, vero? Oh, vorresti? Aspetta un secondo. Scusi, maestra, che voto mi metterà di storia? 10! 10? 10. Patrizio Alberto, sì, sono ancora io. Se vuoi puoi avere la coda. Va bene, 10 e 9! Ma lei è generosa, maestra. Sì, senti, ci ho ripensato. Magari ci riproviamo con il gatto del prof di ginnastica, d'accordo? Grazie mille. Bene, il suo topo è salvo. Quello che hai fatto è moralmente sbagliato. Lei è una maestra delle elementari, mica una professoressa di legge. Quindi rimanga al suo posto. Cosa ho fatto per meritarmi questo? Tenga, un cinquantone per tenere chiusa quella bocca. D'altronde, i segreti vanno tenuti, no? Questi sono 5, non 50. Sarebbero 50 se lei mi avesse insegnato meglio la matematica. Arrivederci. Oh, e comunque, la Carlona, non so chi sia.